In realtà oggi è il giorno più importante del Festival d'Annunziano, perché ciò che abbiamo fatto in Consiglio regionale nelle settimane addietro troverà una forma di ufficializzazione, ovvero l'annuncio dell'arrivo prossimo di una grande biblioteca esclusivamente dedicata alle opere di Gabriele D'Annunzio, a quel periodo storico che nel centro-sud non ha riferimenti e non ha eguali. Questo è avvenuto grazie all'opera del professor Guerri, del Vittoriale degli Italiani, che ha acquistato la più grande collezione su Gabriele D'Annunzio, la più grande collezione privata, e la Regione Abruzzo ne ha acquistato una parte, tra l'altro, tra virgolette, risparmiando moltissimo. Se pressoché tutti gli eventi sono all'ingresso gratuito, è perché la Regione e anche il Comune e anche alcuni sponsor hanno fatto la scelta di puntare anche su questo festival come su altri grandi eventi. E, sì, è un momento di grande vivacità dell'Abruzzo alla fine della stagione estiva. Prima c'è stata la Perdonanza, prima ancora la Notte dei Serpenti, quindi dà quest'idea di grande programmazione culturale.